Buongiorno a tutti da parte mia Gabriele Blair e benvenuti in questo splendido scenario che potete vedere alle mie spalle. Dove mi trovo? Mi trovo nel circolo unificato Caserma Diaz, Palazzo Salerno, Comando Forze Operative Sud, Piazza del Plebiscito. Questi sono i giardini. Perché sono qui? Sono per il primo convegno nazionale sulle scoliosi nei pazienti neurologici e nelle patologie genetiche complesse in età evolutiva. Il tutto organizzato dall'ortopedia Ruggiero, un'ortopedia che ha 3 punti in Campania e più di 20 info point in tutta la Campania. E ho a fianco a me il patron, però io potrei definirlo anche un demiurgo, come si usava il termine filosofico, in quanto, pensate, questo personaggio che adesso passerò il microfono praticamente è al suo 159esimo convegno ed è, sto parlando del dottor Roberto Ruggiero. Non so se ho errato, dottore, 159esimo? 158. Ah, ho aumentato, vabbè, lo faremo fra poco il 159esimo. Allora, dottore, lei ha fatto 158 convegni. Come è nata l'idea e chi le ha dato una mano per fare questi convegni, o se, come ho sentito dire in giro, ha fatto praticamente tutto da solo, vero o falso? Sì, è verissimo. Quando ho iniziato la mia attività ci tenevo moltissimo, ci ho sempre tenuto moltissimo ad affiancare alla parte produttiva una parte di ricerca, applicazione e sviluppo di nuove tecnologie, ma soprattutto di diffusione di eventi culturali. 33 anni fa abbiamo iniziato, 5-6 convegni l'anno, 6-7 convegni l'anno, e siamo arrivati con oggi con il 158esimo evento completamente sponsorizzato da noi, organizzati e sponsorizzati da noi. Questo è un punto di vanto della mia azienda a cui tengo moltissimo. Dottore, si dice anche che lei ci metta veramente il cuore in questi convegni, anche perché lei è partito nel 1987. Praticamente, da quel che so, lei voleva creare proprio un villaggio dei diversamente abili, e ovviamente questo la dice lunga. Come è partito e qual è stata la spinta che l'ha portato poi a creare quello che ha creato? 3 centri qui in Campania, più 20 info point in tutta la Campania. Sì, io comincio la mia attività come fisioterapista e poi divento tecnico ortopedico, e ho messo al centro della mia mission la persona, e ho sempre avuto questo approccio multidisciplinare verso la patologia, quindi un discorso ortesico riabilitativo, un atto che non poteva prescindere da nessuna delle due cose, e ci ho sempre creduto, mi sono appassionato, i fatti mi hanno dato ragione, va tutto benissimo e siamo riusciti a mantenere questa mission di mettere la persona al centro del nostro progetto, creare una casa dei diversamente abili. Ma con un progetto così, veramente, definiamolo anche faraonico, bello, che lei sta portando avanti da molti anni, perché però solo in Campania? È un fatto logistico, noi dobbiamo essere efficaci dal punto di vista clinico ed efficienti dal punto di vista gestionale. Se siamo separati da tantissimi chilometri non possiamo avere questa velocità nel risolvere i problemi, quindi il raggio deve essere breve e abbiamo scelto solo la Campania. Parlando sempre di Campania, parliamo un attimino anche del Calcio Napoli. So che lei dal 2009 è anche fornitore della scuola Calcio Napoli, vero? Sì, noi siamo fornitori del Calcio Napoli, della prima squadra, della primavera e di tutte le giovanili. Siamo magistralmente diretti dal professor Enrico De Nicola, che è bravissimo, ci dirige bene, abbiamo grandi soddisfazioni, ma con lui e con tutto il suo staff, non li menziono tutti, ma sono tutti eccezionali, gli altri medici che lavorano con lui, noi non facciamo solo ricerca di fornitura, ma facciamo anche abbiamo anche un approccio per quanto riguarda la ricerca di materiali innovativi, e quindi testiamo sempre nuovi materiali, nuove metodologie costruttive e riusciamo a essere efficaci. Lei, tanti progetti iniziati nel 1987, tanti traguardi raggiunti. Sicuramente uno come lei avrà un sogno nel cassetto, un cassetto con una chiave ovviamente mai chiuso. Dottore, il suo sogno nel cassetto per il futuro qual è, se c'è ovviamente?
Io già l'ho realizzato perché ci tenevo molto che questa avventura non finisse con me e che i miei figli si appassionassero a questo. Senza che io li abbia indotti, loro sono nati e cresciuti nell'ortopedia, si sono appassionati, uno è un tecnico ortopedico, l'altro è un bioingegnere, che sono fortemente appassionati alla cosa e oggi mi sono a fianco, mi aiutano molto, mi supportano in tutto e quindi io ho visto già il continuo della mia azienda, ho visto il futuro e questo era il sogno nel cassetto che ho già realizzato. Sono in compagnia del dottor Maurizio Nespoli. Dottore, la prima domanda che le volevo fare è perché ci sono delle tecnologie robotiche per quanto riguarda l'infanzia. Ho sentito dire questa novità, la robotica. Ci vuole accennare qualcosa? Sì, io sono il responsabile della struttura di riabilitazione dell'ospedale pediatrico Santo Bono, un ospedale di alta specializzazione che è il punto di riferimento non solo per la Campania ma per molte regioni dell'Italia meridionale, centro e meridionale. La riabilitazione purtroppo pediatrica in particolare non era particolarmente sviluppata nel nostro territorio e quindi determinava una grossa migrazione verso strutture del nord e del centro Italia. Grazie alla la volontà della direzione generale della mia azienda si è intrapreso da 4 anni questo cammino che ha portato alla formazione e alla costruzione di questo reparto che accoglie bambini in fase post-acuta dai reparti di ortopedia, neurologia, neurochirurgia dell'ospedale, oltre che accogliere bambini che provengono dal territorio, sia della Campania che delle regioni limitrofe, in maniera tale da garantire che venga effettuato un percorso riabilitativo che porti a raggiungere le migliori condizioni di qualità di vita possibili per il bambino e naturalmente per la famiglia. La scelta di utilizzare delle tecnologie robotiche in realtà virtuale innanzitutto perché è la frontiera del futuro e perché permette di raggiungere in minor tempo e con un impegno diverso da parte degli operatori la qualità di vita che noi riteniamo possibile anche in situazioni di patologie molto complesse. Dottore, questo è un centro di riabilitazione pediatrica in Campania, ma pare che sia l'unico in tutta Italia, ho sentito dire, vero o falso? È sicuramente l'unica struttura pubblica che ha deciso di costruire un vero e proprio reparto con delle degenze di riabilitazione, sia nel cosiddetto codice 56, che è un codice post-acuto, ma anche nel codice 75. Il codice 75 accoglie bambini in situazioni di stato vegetativo o di minima coscienza e cerca di raggiungere in situazioni davvero complesse un livello di vita accettabile in determinate situazioni patologiche molto importanti. E adesso ho a fianco a me il dottor Francesco Lotito, consigliere nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. La prima domanda che voglio farle, dottore, in Campania quanti centri per la scoliosi ci sono? Do una risposta diciamo un pochettino politica, perché effettivamente centri dedicati al trattamento della scoliosi ufficiali in Campania non ce ne sono. Ci sono molti colleghi che si occupano ovviamente di questa patologia, ma non c'è un centro dedicato in maniera specifica a questo tipo di problematica. E per quanto riguarda, è necessario un approccio multidisciplinare per la patologia vertebrale? Per la patologia vertebrale, considerato la scoliosi naturalmente, nell'età evolutiva assolutamente serve un approccio multidisciplinare, soprattutto nelle scoliosi cosiddette non idiopatiche, cioè le scoliosi di cui è tema il convegno di oggi. Sono scoliosi che insorgono in pazienti che hanno tanti altri tipi di problemi e che quindi necessitano sicuramente un approccio multidisciplinare e quindi credo che questa sia la difficoltà più grossa nell'organizzazione di un team per questo tipo di problematiche e in Campania purtroppo forse la cultura del team non è molto spinta, diciamo così. Ci si deve arrivare assolutamente se si vuole evitare una importantissima migrazione della popolazione campana in altri centri fuori regione ed è questa una delle
delle mission, diciamo così, della Regione Campania, che però non credo che almeno in questo aspetto stia riuscendo in maniera efficace, diciamo. Ma adesso a fianco a me la dottoressa Fernanda Servodio Iammarone, fisiatra al Santo Bono Posillipon. La prima domanda che volevo farle, dottoressa, è quanto è importante la valutazione del tronco nel bambino? Sì, beh, è un fattore molto importante per lo sviluppo psicomotorio del bambino, perché è una fase critica nelle acquisizioni delle varie competenze per appunto l'acquisizione di funzioni come le abilità manuali, le funzioni grossomotorie, quindi la stazione eretta, la deambulazione, quindi è un qualcosa che va valutato anche molto precocemente, anche nel bambino piccolo, in effetti. Il consiglio che lei darebbe ai genitori che hanno bambini piccoli che possono riscontrare una problematica, qual è? Sicuramente di fare dei controlli periodici da specialisti che dedicano la loro attività al follow up e all'inquadramento clinico di questi bambini. E do a fianco a me l'onorevole Nicola Marrazzo, onorevole ma anche medico, che fa parte anche della Commissione Sanità, vero qui? Sì, la Commissione Sanità, diciamo, il mondo che mi appartiene, anche se ne faccio parte come componente. Credo che la Commissione Sanità, insieme al Presidente De Luca, insieme a tutto il Consiglio regionale, sta facendo un lavoro che per quanto riguarda il pianeta sanità è qualcosa di incredibile. Abbiamo riportato i livelli di LEA al di sopra della soglia che ci è richiesta dal governo nazionale, abbiamo i conti in ordine da ben 4 anni, abbiamo già chiesto al governo nazionale di uscire dalla fase di commissariamento. Il cammino che abbiamo fatto è stato lungo, però ci siamo riusciti. Oggi abbiamo la stagione delle assunzioni e di garantire il turnover nel mondo della sanità. Tutte le ASL ormai sono impegnate nelle procedure concorsuali, avevamo una carenza di 15.000 dipendenti nel pianeta sanità, oggi iniziamo la stagione che incomincia a rimettere il personale nelle corsie. Il piano prevede circa 8.000 assunzioni, credo che questo contribuirà ancora di più a innescare il circuito virtuoso, però per cui con più personale avremo una sanità migliore e anche una percezione da parte del cittadino di un servizio sanitario che migliora giorno per giorno. E adesso a fianco a me il professor Paolo Fraschini, al cui immediatamente volevo porre una domanda che forse si porranno in tanti. È possibile, professore, prevenire la scoliosi? Dunque, la prevenzione della scoliosi nelle patologie complesse è possibile con un approccio multidisciplinare, vale a dire che l'attività riabilitativa globale, quindi il rinforzo muscolare, il mantenimento di alcune situazioni come il carico, il cammino, sia nella paralisi cerebrale infantile sia in patologie complesse, mantiene una stabilità maggiore della colonna. Il trattamento conservativo con sistemi ortesici piuttosto che corsetti, piuttosto che l'attività riabilitativa in acqua, per esempio, nelle patologie come l'osteogenesi imperfetta sono fondamentali e permettono di ridurre l'incidenza della scoliosi o perlomeno di spostare in là il momento in cui è possibile fare un trattamento correttivo chirurgico per le situazioni più complesse. Professore, un'altra domanda: che rapporto c'è fra l'osteogenesi imperfetta e l'osteoporosi dell'adulto? Ma le due patologie in qualche modo sono strettamente correlate per un motivo di base, perché è un esempio di manifestazione di fragilità dell'osso sin nella fascia pediatrica, che poi in qualche modo evolve fino all'adulto con delle modalità che sono proprio da target di esempio, e anche gli studi farmacologici fatti per questa patologia hanno portato sicuramente a dei vantaggi anche nel trattamento dell'osteoporosi dell'adulto. È il momento adesso del dottor Alessio Lovi, a cui immediatamente anche a lui farò una domanda. Dottore, quanto è importante l'età del paziente
per la scelta chirurgica, ecco, della soluzione chirurgica. Sì, è una variabile importante, il cut-off che si sceglie, che si considera è di 10 anni, sopra i 10 anni è indicata l'artrodesi vertebrale, ossia la fissazione definitiva della colonna, sotto i 10 anni no, perché questo può comportare una compromissione dello sviluppo della colonna, dello sviluppo della gabbia toracica e del polmone. E quindi quello che si fa sotto, per pazienti di età inferiore ai 10 anni, è prediligere gli impianti di crescita che permettono la correzione della deformità e nel contempo il corretto sviluppo e della cassa toracica e quindi anche del polmone. E adesso a fianco a me la dottoressa Maria Francesca Bedeschi, al quale anche a lei pongo una domanda diretta. Qual è il ruolo del medico genetista in un gruppo multidisciplinare che si occupa di patologie scheletriche? Allora, il ruolo del medico genetista è quello di aiutare nell'inquadramento diagnostico, perché noi ben sappiamo che ci sono alterazioni vertebrali che possono essere isolate, come possono rientrare in un quadro molto più complesso. Arrivare ad una diagnosi precisa ci permette anche poi di mirare meglio il management, non solo terapeutico ma anche riabilitativo, e quindi è molto importante che la diagnosi si cerchi di arrivare al meglio possibile, proprio per aiutare poi nell'assistenza ad ampio spettro. E adesso è il momento anche di parlare di uno dei pilastri del centro Ruggero, di ortopedia Ruggero, e ho a fianco a me il dottor Claudio Scotti, che si occupa dell'amputato e anche della gestione del piede nel paziente diabetico. Può darci qualche ragguaglio in tal senso, dottore? Allora, per quanto riguarda praticamente l'amputato, noi seguiamo il paziente dal post chirurgico fino a quello che è la progettazione della protesi, quindi dalla protesi temporanea, quindi lo indirizziamo verso l'addestramento all'uso per poi raggiungere la protesi definitiva e quindi cercare di portare il paziente al ritorno della deambulazione. È chiaro che tutto questo ha bisogno di bisogna interagire con tutte le altre figure, che sono il chirurgo vascolare, l'ortopedico, il fisiatra, lo psicologo, e quindi tutte quelle figure che devono intervenire per avere un buon successo allo scopo di portare il paziente alla deambulazione definitiva. Come vede questo 158esimo convegno? Come lo vede proiettato, dottore? Allora, io devo essere sincero, praticamente vedo che il dottore Ruggero nell'arco degli anni ha investito molto in quello che è diciamo così, la ricerca e quello che è, diciamo, la divulgazione scientifica. Pertanto noi siamo tra le ortopedie diciamo in Campania quelle che più diciamo così, investiamo nella ricerca e nella divulgazione scientifica, proprio per cercare di migliorarci sia noi e sia tutti i componenti, quali fisiatri e i medici specialisti, per cercare di dare sempre una qualità migliore. E sempre parlando dell'ortopedia Ruggero, che come abbiamo detto ha 3 centri in Campania e più di 20 info point in tutta la Campania, ho a fianco a me il responsabile del laboratorio, ecco, un po' il cuore pulsante, diciamo, per quanto riguarda l'ortopedia Ruggero, e ho a fianco a me il dottor Bruno Carruba, al quale pongo una domanda. In questo convegno abbiamo parlato di scoliosi, le scoliosi secondarie, ma la domanda che volevo farle è: per prevenzione, per cura di scoliosi, quali diciamo, tecniche innovative voi fornite? Noi come ortopedia siamo impegnati sul campo ormai da un trentennio nella cura della scoliosi. Cerchiamo di fare atti preventivi e curativi. Seguiamo il paziente dall'atto della prescrizione fino al post della consegna del presidio, cercando di avere delle innovazioni nelle materie tecnologiche. Siamo partiti nel lontano 90 con la tecnica del calcogessato, che era ormai l'unica tecnica al momento conosciuta, adesso superata dalle nuove tecnologie supportate dai processi informatici, quindi con le tecniche di CAD-CAM che ci danno la possibilità di avere delle precisioni ormai millimetriche,
e questo ci dà un aiuto nel risultato finale dell'ausilio. Inoltre siamo molto impegnati nella ricerca dei materiali, quindi stiamo cercando di trovare sempre soluzioni quanto più tollerate da parte del paziente, senza inficiare la correzione della scoliosi. Beh, adesso passiamo anche ad un altro campo, che è quello dell'ingegneria biomedica, e ho a fianco a me la dottoressa Roberta Ruggero, che appunto si occupa di questo, e come potete vedere alle mie spalle c'è scritto InBody. Adesso chiederemo alla dottoressa che passi avanti si stanno facendo e di che cosa si tratta di questo InBody. Allora, noi come ortopedia siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie e nuove idee, proprio perché il nostro scopo è quello di migliorarci soprattutto nell'ambito tecnologico, e insieme al gruppo di ricerca dell'Università Federico II di Napoli abbiamo ideato e sviluppato questa tecnologia, che è appunto l'InBody. L'InBody è costituito da 119 fotocamere e quindi sfrutta il principio della fotogrammetria e ci permette di acquisire in maniera istantanea delle foto del corpo del paziente, su cui poi dobbiamo realizzare i nostri ortesi e anche gli ausili, in particolar modo i corsetti nell'ambito della scoliosi. E una volta che abbiamo acquisito queste foto, grazie a dei software di programmazione 3D le vado ad elaborare, quindi quello che ottengo è proprio la scansione tridimensionale del corpo della persona. In questo modo riusciamo ad realizzare delle ortesi completamente personalizzate e diciamo che non diano alcun tipo di fastidio alla paziente. Quindi in pratica sarebbe un'evoluzione della topografia computerizzata, in effetti, vedo, della vecchia TAC. No, perché appunto in questo caso non si parla di radiazioni ma soltanto di fotografie, quindi stiamo parlando che noi in un secondo riusciamo ad acquisire tutte queste foto, che poi elaborandole diciamo ci permettono di avere la scansione tridimensionale del corpo. E grazie proprio, diciamo, l'innovazione sta proprio in questa, perché prima di tutto non abbiamo più bisogno di effettuare un calco gessato, che non soltanto è molto invasivo per il paziente e poi comunque richiede dei tempi di produzione molto più lunghi. Noi invece, quindi, grazie a questa tecnologia abbiamo ridotto i tempi al minimo, e poi appunto non ci sono radiazioni o cose del genere, ma soltanto delle semplici foto che diciamo non nuoce la salute, non la saluta nessuno. E adesso passiamo ad un fisiatra, il dottor Alberto Ferrante, responsabile della riabilitazione della clinica Hermitage, sita in Capodimonte se non vado errato, e volevo chiederle, 158esimo congresso appunto della ortopedia Ruggero, come lo vede proiettato, come lo vede, ecco, questo 158esimo congresso? Una bellissima iniziativa, molto interessante sotto il punto di vista tecnico e teorico per tutti interessati nel settore, per tutti gli addetti al settore. Sicuramente argomenti trattati non molto molto frequentemente nella comune pratica clinica, in particolare per le scoliosi di carattere non idiopatico, che poi le idiopatiche rappresentano la stragrande maggioranza di tutte le scoliosi. E quindi come avere un approccio, sicuramente un approccio corretto, un approccio multidisciplinare tra tutte le varie branche di chi si interessano della scoliosi, e può essere sicuramente trovare poi dopo dei riferimenti comuni qui nella Campania, può essere sicuramente qualcosa di molto interessante. E adesso continuiamo la nostra carrellata intervistando il turno del dottor Arturo Tricarico, ortopedico, lavora alla ASL Napoli 1. La domanda che le faccio è una domanda semplice: quali sono le prevenzioni per la scoliosi, nel nostro caso le scoliosi secondarie, e qual è l'età più pericolosa sia nell'uomo che nella donna? Sicuramente le scoliosi rappresentano un capitolo molto delicato della nostra popolazione, perché
Si tratta di giovani in età di crescita dove poi gli interventi impattano molto dal punto di vista psicologico. Parliamo dell'età adolescenziale, quindi un'età molto complicata e chi è genitore lo conosce bene. E dato che purtroppo la cura di queste scoliosi spesso prevede l'utilizzo di corsetti che sono altamente ad impatto sociale, perché purtroppo oggi c'è molto più l'edonismo di quanto fosse in passato, e per noi è importantissima la prevenzione, quindi un controllo seriale da parte del pediatra prima cosa, soprattutto quando parliamo di familiarità. Lì l'occhio deve essere molto molto attento, quindi anche se il bambino non sta bene in salute bisogna assolutamente portarlo al pediatra di libera scelta per dargli un occhio alla schiena e poi correre dallo specialista senza fare esami radiografici in maniera in consulta, e correre dallo specialista per poi un parere se il pediatra vede che effettivamente ci sono dei problemi da affrontare. E adesso a fianco a me ho la dottoressa Maria Masturso, fisiatra specialista della ASL Napoli 2, alla quale chiedo che cosa ne pensa di questo 158esimo convegno organizzato dall'Ortopedia Ruggero. È estremamente utile per il nostro aggiornamento professionale, per un momento di incontro fra tutti i colleghi e quindi di confronto delle nostre problematiche. È un momento di grosso aggiornamento. E adesso è il momento della dottoressa Maria Capezza, fisiatra, specialista ASL Napoli 2 Nord e ASL Napoli 3 Sud. Dottoressa, le volevo fare una domanda, se ci può dare qualche ragguaglio in merito proprio alla scoliosi. Allora, la scoliosi è il frutto di una perturbazione posturale legata a molteplici fattori, ma mai come adesso si è giunti comunque alla conclusione che si tratta di una patologia determinata geneticamente, con una deformazione dell'arachide nei vari piani sia come rotazione che come flessione del corpo vertebrale. È una problematica legata a fattori posturali, legata anche a fattori genetici, ma principalmente anche a quelle che sono attualmente le cattive posture determinate dalle nostre scorrette abitudini di vita. Quindi non si è mai stanchi di raccomandare ai nostri bambini, ma anche ai genitori, di fare attenzione a tutte quelle che sono le abitudini, dal telefonino, alla televisione, al giochino, alla postura a letto, la postura sul divano. Non mi stancherò mai di raccomandare di fare molta attenzione, sia dall'età pediatrica sia poi nell'età evolutiva prettamente detta, cioè fino ai 15 anni e fino al raggiungimento dell'età di maturità scheletrica dei 18 anni. E parlando sempre di scoliosi, di riabilitazione, ho un po' il papà di quello che è la riabilitazione qui in Campania, infatti io a fianco a me il professor Alberto Grasso, al quale chiedo che progressi sono stati fatti negli ultimi 20 anni per quanto riguarda la riabilitazione. I progressi sono enormi, basti ricordare che quando io ho iniziato nel 72 si parlava di un approccio con elettroterapia e terapia strumentale, oggi parliamo di robotica e parliamo di riabilitazione cognitiva, quindi veramente dalle stalle alle stelle, quindi grande evoluzione, grande progresso e grande stimolo per gli operatori della riabilitazione ad essere sempre aggiornati in eventi come quello di oggi per il quale sono qua. Abbiamo parlato di scoliosi, abbiamo parlato di riabilitazione. Adesso parliamo con chi mette in pratica questa riabilitazione e sto parlando di un fisioterapista, lui opera al centro CNR ed è Francesco Siciliani. Diciamo le patologie che più frequentemente le capita di assistere e poi che cosa ne pensa di questo convegno, questo 159esimo convegno dell'Ortopedia Ruggero. Sì, più di tutto buonasera. Diciamo che nel campo della riabilitazione ormai i campi sono vastissimi,
quindi dalle problematiche neurologiche alle ortopediche, sia con bambini, con gente anziana, sindrome di Parkinson, quindi il campo è veramente molto vasto. E quindi l'applicazione della fisioterapia un po' è a tutto tondo. Per quanto riguarda questo corso che abbiamo ottenuto qui in questa location splendida, organizzato in maniera impeccabile dall'Ortopedia Ruggiero, abbiamo avuto per tutta la fortuna di avere dei relatori molto importanti nel loro settore che hanno spiegato con molta leggerezza ma con molta professionalità tutti gli argomenti e la loro professione di tutti i giorni. Quindi un workup completamente esagerato che non può far altro che migliorare il mio e penso il bagaglio di tutte le persone che hanno partecipato qui oggi in questo evento. Sempre parlando di fisioterapia, adesso è il momento di una fisioterapista che opera nel centro Serafite di Pozzuoli, sto parlando di Anna Gaudino, ma la domanda che le volevo fare, le capitano più pazienti in tarda età o in tenera età, quindi diciamo età adolescenziale, preadolescenziale? No, adesso negli ultimi tempi sto lavorando molto più spesso con bambini in età evolutiva, per cui il lavoro diventa sempre più complicato, più nuovo, più bello. E questo corso mi aiuterà tantissimo perché già sto su queste patologie, quindi lavorando su patologie neurologiche purtroppo, perché i bambini in linea di massima sono con patologie neurologiche, PC, sindrome di Down, sindrome rare o senza diagnosi, quindi ancora più complicata l'assetto terapeutico, insomma.